ma non ci riesce e probabilmente se la prende Nico, Paolo dovrebbe strambare, non so per quale motivo non lo fa, anche perché l'aria è tutta da là. L'obiettivo è di fare 1-2, 1-3, dovrebbero andare dritti per dritti, non si dovrebbero coprire. La Sos invece purtroppo copre Paolo e fa il favore di quelli che stanno dietro. E qualcuno stramberà in questo momento. Paolo 1-3, dovrebbe strambare. Ok, abbiamo risolto l'audio. Va Ci sono. bene. Comunque, la Sos cerca di allungarsi e Cita deve andare a tagliare. L'obiettivo della SOS è di chiudere almeno terza. In questo momento i team SOS stanno 1-3-4, secondo me, e dovrebbero provare ad andare a chiudere così. Paolo dovrebbe fare più lavoro e lasciar passare la SOS, perché purtroppo la stramba così e un po' mette SOS nei rifiuti. Però voglio dire, se riescono a non fare il sesto, fanno 1-4-5 e si qualificano. E 1, 4, sì, voglio dire, 5. e vincono la prima fondamentalmente, e quindi fanno Ottimo. addirittura 1-3-5. Cavoli. E quindi la prima è andata. Ora la curiosità, Albi, è chiedere ai poteri forti che cosa scelgono tra le altre due barche Sì, rimanenti. vado subito da loro. Fantastico. Top, solo una eravamo. Buonasera, No, ne buonasera. fanno anche due. Che imbarcazione volete per la prossima? Noi che cosa scegliamo, la Star o il Laser? Partiamo alla Star, va. La Star, ok. Ok, grazie. Albi, dai il via agli altri che non hanno capito che possono partire quando vogliono. Ok, va bene. A chi? A loro? Sì, allora. Ok, va Sempre bene. grigi, no? Sempre Sì, noi grigi. sempre grigi, sì. Sì, ma Ciao, se sei tu due, Rocco, se magari. volete potete partire con la prima. Ah, Aspettavamo Luca, Albi, tranquillo, stiamo ok, partendo così. tranquillo. Grazie, Ciao. dai. Allora, Alfredo, hanno Sì. scelto l'imbarcazione è la Star. Ah, bene, bene. Io, come sentirai da questo rumore, sono in cucina invece a fare una piccola rigirata di una cosa molto importante. Allora, è stato un casino, ma adesso ci si sente bene e quando ci si sente bene noi giriamo il sugo. Sto scherzando. Esattamente. Allora, praticamente dobbiamo decretare il vincitore, no? Quindi chi aveva. Andiamo a vedere subito perché col fatto che c'era tutto il casino con l'audio che sentiva veramente male. Ha vinto quindi la Sosi la prima. E dobbiamo dire chi è che ha vinto, cioè dobbiamo dare i punti a chi è che ha vinto. Esattamente. Io un po' gliel'avevo detto ai ragazzi, no? Sono Ragazzi, forti. era proprio un 50-50. 50, il 50% ha scommesso sulla Sosi, il 50% sui poteri forti. Quello che ha scommesso di più per la Sosi è stato Rocco. Quello che ha scommesso di più sui poteri forti è stato Luca Santa e vince così Rocco il primo punto. Andiamo subito col secondo. Allora Massimo. sarà con le Star, Sì. E vincitore delle Star. qui siamo già match point, ovviamente, Sì. quindi se il team SOS dovesse vincere si classifica nono, e invece altrimenti andiamo alla bella fondamentalmente. Certo, stanno partendo. Bene, io aspetto solo che parte il minuto, perché sennò E io eccolo sono qua. entrato al minuto e ovviamente ho preso meno. Io sono entrato in Quindi regata. vedremo anche Carraro con la canna da pesca in giro. Io Esattamente. me ne salgo Luca su. Tulli ha già detto che la prima gufata l'ha tirata bene. Va bene. Sul comitato di regata e mi sto guardando un po' di battaglie. 34 secondi. Alfredo, quindi la prima l'ha imbroccata, secondo me però questa qui la vincono i poteri forti. Qua secondo me Ma andremo alla sai, terza. boh, 15 Nico e figli secondi. andrucchi.
Guarda che bene che sono piantati. No, peccato. Hanno chiuso la porticina al comitato di regata. Qua, infatti, i rossoneri sono partiti un pochino scomodi. Però c'è un pane e Nutella su Nico, ho visto. Sì. Sarei curioso di chi è il 4? La Sosi. Ah, ok, quindi gli ha fatto un bel pane e Nutella preciso. Io vorrei sapere come fa Fabio ad avere la barca grigia col logo. Lo so, poteri forti, amico caro. Ma veramente, ma veramente. L'abbiamo appena detto. Comunque, in questo momento abbiamo 1-3, combo vincente per i poteri forti. E guarda che bella virata di Fabio in controllo, che va prima a rompere le scatole a 1 e adesso andrà... no, rimane con quello. Quindi dopo ieri sera Luca Tulli le guffate non le riesce a fare più bene. No. No, ma lui ha guffato la prima regata, Ok. Non ho avuto modalità di visualizzazione della prossima. Nico è troppo forte con le star. Poi c'è un bel incrocio. Paomare che sta da qua, ma vediamo i nostri amici qua. Qua, come abbiamo sempre detto, a un certo punto bisogna aprirsi, anche andare contro i propri interessi. Perché... Che bella virata di Fabio, penalità alla Sosi! Quindi non so cosa, se gli conviene andare a pranzo dalla nipote la prossima settimana. E arriva il pane Nutella anche! Guarda, Rico, glielo torna! Nico lo stava aspettando al varco sul pane Nutella qua. C'è un bel impacchettamento fondamentalmente, perché Paolo non si dovrebbe distrarre, nel senso che non deve lasciare scappare Nico laggiù. Ivan sta qua. E fondamentalmente stanno facendo bene, cioè i rossoneri sono assolutamente in gioco. Ora bisogna vedere un attimo se riescono a far rientrare la Sosi. Fabio fa questa virata che secondo me è suicida fondamentalmente, perché ti stai nei rifiuti però stai comunque in gioco. Ora se ne va alto sulla ley line, Elio, che come si dice in gergo è uno rognoso, non se lo fa mandare a dire, gli torna pure lui da quella parte là per chiudergli la porta. Ora vediamo qua che succede. La situazione è questa: uno potrebbe fare trappola, ma non ha senso perché c'hai combo 1-3 che è vincente, quindi devi andare. E Paolo ovviamente rallenta perché vuole bloccare Nico dietro, non si ferma molto, probabile che farà una trappola qua alla boa di traversino, ma Nico la stessa cosa, cercherà di scappare, perché ovviamente, come dicevo prima, 1-3 è una combo vincente e devi andare via. Il problema è che nella poppa ce n'hai due dietro, che con le star non sono esattamente il sogno di una vita. Nico qua si è fatto infilare. E quindi voglio dire, in questa situazione c'hai 2-3, 2-3-5, se riesci a fargli il pane Nutella qua a Fabio, ma è difficile. So si fa bene, fa come si dice in gergo la distratta e se ne va da quell'altra parte, ma Nico non la lascia scappare. Ma guarda come sono aperti bene i poteri forti, però. Sì, in questo momento combo Sosi dovrebbe, per me doveva già abbattere e cercare di andarsene a sinistra, perché ora torna giù Nico, probabilmente la continua a coprire, eccola qua, riesce a svincolarsi, ce ne andiamo sulla soggettiva. Ora dovrebbe tornare e fargli segarlo. Il regalo, ovviamente molto deciso dovrebbe farlo per cercare di entrare poi nella zona libera. Ok. Ma il messo Nico c'ha... Lo so, il gioco. Pidala. Grande lavoro della Sosi, anche grande lavoro da quest'altra parte di Elio, fondamentalmente. Perché se qua con il destro, bello dichiarato, ne impacchetta due da qua, ora il problema grosso è l'ultima poppa. Io resto convinto che Ivan se ne deve andare, perché l'uno non lo puoi regalare, e i ragazzi qua dietro si devono inventare qualcosa per cercare di pareggiare sull'uno contro uno. Ora, esattamente, non bisogna virare, deve virare ora la Sosi, è una battaglia. Fondamentalmente la Sosi ne marca due in questo momento, che è la chiave per cercare di far, eccolo qua. Grande penalità di Paolo a Nico. No, è città Elio. Di Elio a Nico. E quindi va bene così. Ora sei in ley line, Elio se ne dovrebbe andare, non dovrebbe fare più scaramucce.
fondamentalmente, perché l'obiettivo è ora far andare via anche la Sosi, però il problema è che rimani solo contro due, e la combo vincente, l'ultima combo vincente 2-3-5, perché Ivan ovviamente a 100 metri di vantaggio va a tagliare, quindi questa è la famosa Oleoni Oleoni. Trappola di Elio, qua rischia veramente tanto. Esattamente, non so perché fa questa cosa, perché voglio dire, uno lo prendi, uno lo dai, e secondo me è un po' suicida questa cosa, sì, che ha fatto. Difatti Fabio ha deciso di farla New Runt e portarsi via, e adesso è diventato l'uno contro uno. Se Fabio è un pochino... Scaltro torna per farlo arrivare, esatto, al sesto, ovviamente. Perché sull'uno contro uno Elio comunque è uno abbastanza veloce, bisogna vedere contro Mr. Sombrero cosa succede. Qua però Nico se la sta rischiando troppo, ha voluto evitare di avere Fabio che gli potesse dar fastidio, però qua Nico deve stare alto e cercare di coprirlo finché può. Fabio deve tornare indietro per me, sì, anche secondo me. Soprattutto perché vuol dire gli devi far fare sesso schiattato. Ma secondo me sta pushando la Sosia a chiudere, no? Dai Nico, strambattina, dai strambattina Nico, secco. No, così però. Rimani in copertura, rimani in copertura, rimani in copertura. Dai che tanto avete l'uno. Avevano l'uno che... E quindi... Non tagliano, perché i neri non tagliano? Non lo so. Perché se i neri non tagliano fanno... Guarda che se Fabio fa il 3 lì, è spettacolo. Forza Fabio! Non lo so, però vedremo alla fine. Ha fatto quarto, ok. Intanto Nico si sta prendendo sotto vento, si è preso Elio. Io non lo vedo più. Se c'è un attacco da sottovento, c'è il sottovento, penalità per Nico su Elio, e adesso Nico va a chiudere in poggiata secca, viaggia a 5 nodi e 9 contro 7-3, e Nico chiude in quinta posizione, quindi il secondo punto di questa silver va ai poteri forti con 1-4-5. Manca il laser. No, manca l'F50. L'F50? No, aspetta. Non vai a controllare. Sì, no, ce l'ho qua. Probabilmente c'hai ragione tu, perché stavo già pensando alle semifinali. Sì. Allora, adesso intanto vediamo chi è che ha scommesso. C'è stata la maggioranza delle persone che hanno scommesso per la Sosi, mentre Luca Tulli ha scommesso per i poteri forti. E Luca Tulli vince. Per le fasi 2-7, che questa qui, non ho decimo posto, Offshore Star e Laser. Sì, l'F50 entra con le 5 barche, quindi e quindi la regata che deciderà il nono posto si farà con il Laser. Certo. Allora, facciamo partire subito all'ultima previsione, ragazzi. Mancano 2 minuti, ho dato 2 minuti, quindi accorrete tutti a scommettere per chi arriverà, vincerà questa silver, quindi chi arriverà ottavo e non decimo a questa bellissima prima Italian Winter Rally Team Racing Winter Rally. Ci sono già le due gold che stanno andando, buttiamoci un occhio, c'è il Belin contro gli anziani che sta andando. Io so con Marcello 1. Mi guardi un attimo che Paolo sta scrivendo una roba dello SPI, ma non ho capito cosa ha chiesto, riferito a che cosa nella chat generale. Vado subito. Che io so la bella contro Sosi, che se perdiamo ma mi uccide Fabio Colella. Sì. Dove sta? In chat generale? In chat, sì. Del... Allora ti dico subito. Lo SPI è ammesso in partenza. Non ho capito se è in partenza o cosa. Qua c'è scritto lo SPI è ammesso. In partenza l'ha messo lo Salva, fondamentalmente. Ok? Invece noi mettiamo Barky Spinnaker del bando di regata.
Una barca regata non dovrà avere lo spin garissato dal suo segnale preparatorio, quindi dal minuto fino a che non ha liberato la boa di bolina, quindi che diventa trasparente. Quindi okay, lo spin non è ammesso. Non è, dipende, cioè, dipende, dipende cosa chiede Paolo. Tanto a 20 secondi si blocca, io gli rispondo semplicemente leggetevi il punto 6.5 okay. del bando di regata. Certo. Nico, avete già aperto la bella? La sto aprendo adesso. Aperta. Ah, l'hanno usato loro, mi sa. Vabbè, a posto. Risolto. Ottimo. Alfredo, qua con queste barche cosa ci giochiamo? Oh. Non so. Allora, intanto abbiamo tutti, ma dico tutti, che hanno tifato, indovina per chi? Per la signora. Per il Nico, per i poteri forti. 100% dei giocatori hanno scommesso per i poteri forti. Ma noi le semifinali non le guardiamo, perché vedo che sono già partiti fondamentalmente. Sì, adesso volevo vedere la fine di questa, che eravamo partiti bene. Come mai sono già partite? Ah, sono le 10. No, ormai ho perso completamente. Peccato. Sì, un peccato. Dopo andiamo a sentire... No, così... Fermiamo il video lì. Quando è che partono qua? Forza ragazzi! Anch'io mi gioco i poteri forti come il resto della chat qua. Perché sul laser sono più rapidi. E se giuro che se mi butta dentro perché Nico è uscito. Mordo un calcagno a Nico. Ah, porco. E niente. Sei riuscito a entrare? Mancano 45 no. secondi. Non sto cercando ancora la regata, dove sta. Luca Tulli ha tirato la gufata del secolo. Nico finalmente alza una coppa. Cosa dice Alfredo? Se non riesco a trovare la ok, regata. Allora intanto mancano 20 secondi alla partenza. C'è penalità per Sosi e Colella. Sosi è uscita mentre Colella sta soffrendo un pane Nutella di quelli clamorosi. Penalità anche per Nico che si è piantato contro vento, però Ivan riesce a penalizzare e città. Sono entrato al colpo di cannone, giusto. Allora, qua Ivan è in una posizione abbastanza problematica, anche Fabio. Vediamo se riesce a staccarsi subito anche Fabio dalla copertura di sua nipote. Esattamente, no, la Sosi qua, vedi. Quanti nodi ci saranno, Alberto? Camminano a 3 nodi, 4 nodi, quindi ci saranno. C'è poca aria. Nodi. C'è poca aria, sì. Brutta la virata di Nico che si è buttata nei rifiuti di tutti. So che c'è a sinistra, ma... Difatti Elio va a seguirlo. Ricordiamo, questa qui è una barca che copre tantissimo anche in poppa, quindi... l'importante è essere vicini di... Luca Tulli, ma con Elio non si disconnette mai. Buono Luca. Scusa, non ti ho visto scommettere Luca qua, non ho capito io. Oh, volendo la Sosi potrebbe fare una poggiatina, andare a dare sì. un po' di noia allo zio, perlomeno per svicolarlo Paolo perlomeno su uno, perché qua dietro ovviamente Elio e Nico stanno lontanini. Ma non sei tanto per svicolarlo quanto per guadagnare sullo zio. Perché... Vedi cosa fa Ivan, che fa lo stesso su Paolo, no?
si va a chiudere su di lui, dalla poggiatina e la pompatina comunque la danno. Esattamente, perché adesso per la nuova rework la poggiata non, è, non ti avvantaggia più, però almeno non ti penalizza. E in questo momento c'è un sinistro che sta entrando, quindi la cosa si potrebbe fare ancora più succosa. Io sono qua su Paolo, sul combattimento Paolo Ivan, che secondo me sarà, verrà fuori una penalità. Alla prossima virata verrà fuori una penalità. Non so dirti per chi. No, no, no. Riescono a passare incolumi. Vediamo cosa fa Fabio. Se va un po' più alto e raggiunge la lei. Ma la lei scappa perché è un sinistrone mostruoso. Ora mamma torna. Mia. Sì, sì, ma torna a scappare, torna a scappare. A volte ritornano. Qua per esempio non ha senso, secondo me, continuare. Bisogna fare un paio di virate. Non la Sosi, naturalmente, che c'ha tutto sotto controllo. Ma bisogna capire chi è che si sente bene, perché secondo me i poteri forti con Nico così vicino a Elio si sentono in una buona posizione. Perché con 2-3-5 vincono. Quindi secondo me quello che sta dicendo Nico è: ragazzi, andate, che tanto io e Elio me lo mangio a colazione, perché sappiamo com'è Nico, no? Io se fossi Paolo qua virerei, me ne fregherei, farei una grande tulli, arrivederci, grazie, ti infidi. La Sosa deve scappare, questo sì. È palese. E Fabio deve prenderla. Esattamente, non c'è combo che tenga. E invece qua Nico si è trovato male con le ultime due virate, è allungato. Potrebbe Ivan tentare la trappola e cercare di pacchettarli, ma tenta la trappola troppo tardi. Esattamente. Però fa allungare il giusto Paolo, e quindi adesso è una cosa un po' più tranquilla. Davanti invece la Sosia viaggia 10 nodi contro 10-3 dello zio, quindi sono tranquilli. Bella la battaglia tra Ivan e Paolo. Vai Alfredo. Sì, no, fondamentalmente no, Paolo sta a morire dritta qua e prova a rollarlo da questa parte, che è difficile, però con laser è fattibile, avvantaggia Elio in questa situazione. È probabile che se la prenda, però voglio dire, se l'è presa Ivan per una 16. Pensate. Però se l'è presa anche Paolo, perché ha toccato Elio e forse ha mancato la boa, però si è incasinato Ivan, si è pietato contro vento. Sì. Speriamo che non tocchi la boa di nuovo. E qua Nico adesso deve cacciare il terzo davanti anche a Elio. E sperare in un destro per Fabio. Che... perché qua, vedi, la Sosi si è lasciata lo zio, no? Sì. E quindi c'è il rischio che Fabio possa anche... qua c'è tanto vento però, eh. Guarda che c'è tanto vento. Loro hanno più di 30 nodi, perché vedi che in virata la barca si pianta? Sì. Quando la barca si pianta senza dare l'appoggiata, vuol dire che c'è talmente tanto vento che per guadagnare in virata devi dare una bella appoggiata. Un'appoggiata violenta, sì. E questo potrebbe essere un grosso vantaggio per i poteri forti, che sono un po' più abituati, hanno l'esperienza di Nico, che è un po' più scafato. E qua Fabio potrebbe darle la Sosi, invece no. Sosi, problemi di gestione dell'imbarcazione, e Fabio prende la prima posizione. Adesso bisogna evitare di fare il sesto, ragazzi. Nico a bomba qua su questa virata. Sì. E vediamo qua cosa succede con Paolo, perché qua Paolo rischia di potergli fare una ricci. Cioè essenzialmente ingaggiato da sottovento, dichiara di essere interno, quindi vira addosso a Nico e gli dà penalità. Se è lesto, Nico vira ora. Sì. Paolo non la sa questa. Dovrebbe venire all'Academy, Paolo. No, Nico. Secondo me poteva prendere Elio. Detto sinceramente. Cioè, io me la sarei, però voglio dire, così vai conservativo. Capito? Se sei certo che Fabio fa il primo, fai trappola qua e stai 2-1. E voglio dire, vai per una cosa più sicura. Fondamentalmente qua Paolo probabile che riesce a rollarlo, ma doveva strambare subito, infatti Nico se ne va da qua, buono, penalità. Eccolo qua, vedi che Elio già sta tornando.
Cioè, Paolo aveva bisogno del quinto fondamentalmente e deve continuare a marcare, non deve mollare. Poi il gioco non è semplice, nel senso che non è che puoi guardare indietro bene. Adesso sono 3 contro 2 per il team Sosie, sì. Però Ivan ha una buona posizione, perché adesso lo stramba e lo sega, guarda, eccolo qua, tec. Bravissimo Ivan, vediamo qua, anche c'è Nico con la Sosi, tutto per far cercare di recuperare Paolo, però non ho fatto perdere troppe posizioni per Ivan, e anche per Elio, anche per Nico. Per Nico, ora se i neri escono più veloci dalle penalità, cosa probabile, ce la fanno a tagliare e fanno 2-3-4, probabilmente 2-3-5. E vince Team Sosi! Team Sosi nono, ragazzi. Grandi. E vince Team Sosi! Quindi tutti quelli che hanno detto Luca alza la coppa, no, Nico alza la coppa, le coppe, esatto, che ha mandato Ale, con lei non si riscolette mai, vince Team Sosi. Io l'avevo predetto, ma non lo potevo dire. Lo so. Quindi i poteri forti, decimi. No, il team Sosi. Ora direi andiamo al volo, al volissimo, a vedere la ciccia qua. Okay, guffata, Luca Tulli, guffata riuscita. God 3, ci sono gli offshore che stanno per partire. Allora, c'è uno che si chiama God 3 che stanno ancora cercando. Manca uno. Ok, allora me ne esco di qua. Vorrei sapere anche un po' i risultati, fondamentalmente. Sarebbe carino da sapere. Allora, eccoli qua. C'è stato un risultato pubblicato, che è Beilin che batte nella prima gli anziani. Ok. E adesso noi avremo bisogno di qualcuno che ci supporti sotto quel punto di vista. Comunque allora, quel Gold 3 è MCS contro Jackal. Sì, infatti io sto aspettando che... Sì, stanno partendo. Qua, sono andati in sequenza. Allora vado subito a rompergli un secondo, gli chiedo i risultati e poi vado via. Ciao ragazzi! Mi sentite? Ok ragazzi, non mi va neanche più Discord. Oggi non va un cacchio. Andiamo subito a far vedere Gold 3 e vediamo di rendere... di far vedere una bella regata. Adesso cerchiamo di chiudere Discord e farlo ripartire. Secondi da partenza qua abbiamo il team MCS sulla cerchietta nella destra, anche se arriverà un forte sinistro, vediamo come si riposizioneranno. Sono 5, 4, 3, 2, 1. Partenza fuori per Vaglio. MCS 1, 2, 3 per quel che mi riguarda, Jackal impacchettati con Pedrito qua che ne tiene 2 incastrati, Finta, Vento, Scutellare un po' fermo, dominano già dalla partenza il team MCS ovviamente. Come stanno andando gli altri? Non ne abbiamo idea. Allora, io ho visto un post di Lorenzo Sorrenti, sì, che hanno vinto. La prima contro gli anziani. Però okay, la seconda l'hanno persa perché si è disconnesso Fuji. Ok. Però dopo di lì non so. Magari chiediamo alla chat se magari loro sanno come stanno andando le altre. Luca Tulli dice bravo Nico. Ben perso, hanno fatto sti bravi sono stati. Fatti molto bravi. Perché io pensavo che non tornassero mai indietro tutti e due, almeno mi aspettavo uno dei due al massimo. E invece stavolta hanno capito che era l'errore di prima. Che cosa fa questo?
Luca Kozlovic ha deciso di fare una cattiveria incredibile su Scutellare. Sì, vuole fare la scopa, secondo me, Luca. Gli ha detto fai la scopa, però secondo me ha azzardato troppo qua. E se la piglia, infatti. Vuole far andare via Rocco e Pedro. E lui rimane lì in mezzo a rompere. Nessuno gli ha fatto pane e Nutella, però la cosa curiosa è questa, capito? Qua se ne prende un'altra. Si è fermato, no, l'ha data a Paolo. Si è fermato, l'ha fatta come stavamo dicendo da un po' di settimane. Se ti fermi là che non previ best WMG, sì. Ti frizzi, fondamentalmente non ti dà 13. Quindi là vuoi dire che sei ancora in virata, eccetera, eccetera. Se ne è presa già due, però fondamentalmente continui a coprire, anche se le regole di regata del gioco dicono quando prendi penalità non copri, continui a coprire. Intanto questi due furbastri qua scappano via. Luca dalla dietro con questo spinnacherone, c'è una leggera copertura, ma è proprio leggera per Pedro, un ciccino. Poi adesso Vallio si è trovato coperto da Fabio. Se a sinistra gira e gira, fondamentalmente uno va e un altro gira e poi l'altro vira. Guarda che belli, mai che regatassero così quando sono internazionali. Se stavamo in Coppa America, Pedrito aveva fatto una bellissima JK. Dai, spiegaci cos'è questa JK, Alfredo. E niente, che praticamente gira la boa e vira. Eh certo, però adesso devi spiegare al cancello di poppa. Grazie al cavolo, ma perché si chiama JK? No, questo non è la minima idea. Okay. L'hanno dato, saranno inventato come il come il giro della boa di poppa con tutti e due i pattini abbassati, la chiamano Eagle, perché ovviamente ha l'effetto di un'aquila, avere tutti e due i foil abbassati. JK forse dico ne sa di più che sempre. Allora, a me questo JK mi sa tantissimo, come quando vai in quei ristoranti stellati a mangiare e ti portano il piatto che ha un nome tutto piano per superare, e poi ti arriva un piatto che dici chissà cosa ho preso, ti arriva un piatto di tortellini in brodo. Io invece sai cosa penso? Poiché JK è il nickname di un famoso velista americano, John Costecchi, che ha vinto decine di regate con Mondiale G24 a bordo di Coppa America, ed era a bordo di Oracle, mi ricordo, no? Sì, era a bordo quando lui è sbarcato, è partita la famosa rimonta degli americani, è salito Ben Hensley e sceso Costecchi. Ma Costecchi è un mostro sacro della vela internazionale, olimpionico di Solid, quindi non vorrei che questa è una manovra che avevano già pensato quando facevano foil nel 2013 a San Francisco, girare la boa e virare a volo sui foil. Era una cosa che si iniziava già a discutere all'epoca. Può essere pure che gli è riuscita e lui l'aveva pensata e gli hanno dato il nome, ma io vado così. Allora, guarda, proprio lo dicono anche in chat, è stata inventata nell'America's Cup del 2013 a bordo di Oracle. Quindi sì, quindi è molto probabile che sia lui. Vabbè, sai perché? Perché non dai un nome a una manovra, un nome così importante. Intanto qua, i nostri piccoli MCS fanno primo e secondo. Allora io chiedo gentilmente alla Sosi di smettere di spammare in spam, che ha scritto complimenti a team Sosi, complimenti Sosi, Sosi ha vinto, Sosi vince nel team contro i pettori forti, Sosi sei troppo forte, ma chi è sta Sosi, ma pazzesca. I Belin sono 1-1. Ok, sì, qui invece ora vado a chiedere subito, non volevo disturbarli che sono suscettibili. Assolutamente hanno finito loro, quindi no. E questi MCS Jackal è la prima che fanno? No, è la terza. Ma dai. Sì. Ok, e le altre due? Io mi gioco tripla vittoria MCS, ma... Lo chiediamo a Rocco? Tiralo dentro. No, è andato Nico. MCS sono 3-0 contro i Jackal. E quindi sono passati. Quindi hanno vinto, abbiamo la prima finalista, non a sorpresa direi, erano i grandi favoriti fin dalla vigilia. Gli dico di portare a termine comunque le 5 regate, supremo, no, del supremo, o va, no, sta così? No, finita, okay, così.
Perfetto, vuoi che ti porto Alberto qualcuno con cui fare quattro chiacchiere? Volevo vedere prima con... Beh, se ci porti la Sosi. Che così... La Sosi. Allora, qua abbiamo Tom... La Sosi è mutata e sorda, quindi no, non te la posso portare. Tu portala, magari, perché lei sta guardando la live, lo so che sta guardando la live. E quindi so che adesso viene a parlare con noi. Ciao! Ciao Sosi, grandissima, congratulazioni! Grande grazie, mossa, grazie. Sosi, quella di tornare indietro, Galattico. Io ho detto, vabbè, torniamo indietro tutte e due. Ma perché poi alla prima ci avevano fregato così, c'è cioè alla seconda. Quindi ho detto, una volta va bene, due. Vabbè, lo zio sta sicuro ora per il pranzo e la cena, quindi sì, 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 adesso comunque io in maniera velata avevo spinto le puntate su di te, non lo sai che io non mi espongo grazie, mai. Grazie, Fred. Ho detto i poteri forti non sono chi pensate sia. Ma vabbè, diciamo che mi sono allenata molto questa settimana in team race. Sì, eri praticamente l'unica che c'era ogni ora del giorno e della notte. Me la sentivo molto questa battaglia contro mio zio, diciamo, non è che... Ah, io pensavo fosse contro Nico, che te la senti? No. Nico però ho visto che vi siete scambiati alcuni pane e Nutella... Sì, mi è piaciuto molto quello che gli ho fatto in partenza, però poi l'ha fatto lui un altro. Esattamente, la prima cosa che ha detto, guarda, chissà chi sarà che sta facendo il pane e Nutella a Nico, e sapevamo già che eri tu. Bene. Vabbè, ma diciamo che come avete insegnato, non si vive solo di pane, ci vuole anche un po' di Nutella. Esattamente. Alfredo, ma tu stai vedendo la regata coi laser di quegli altri? No, assolutamente no. Allora abbiamo il Belin 145 contro gli anziani. Ah, ecco qua, non me lo vengo a vedere da te. No, penalità di Marcello, preso da Marcello da Filippo Lanfranchi. E quindi adesso il team anziani sta puntando per l'1-2, ma penalità per anche Filippo Lanfranchi data da Tommy. C'è un pane Nutella a 3, non l'ho mai visto, questo qui è incestuoso questo pane Nutella. Talmente tanto pane Nutella che Lorenzino Sorrenti passa e Tommy tocca la boa. In questo momento abbiamo Filippo Lanfranchi in prima posizione, Marcello in seconda, Lorenzo in terza, Tommy in quarta, la gatta in quinta e chiude Fugivia. Vediamo se Lorenzino Sorrenti e Marcello... riescono a fare 1-2 perché qua Filippo Lanfranchi ha sbagliato completamente il bordo, però potrebbe recuperare un po'. Penalità anche per Filippo Lanfranchi e qua Marcello sta scappando via. Farò l'impossibile per cercare di venirmi a vedere questa regata. Team Belin, Valio fa già i complimenti, fa i complimenti a MCS e le congratulazioni per... il passaggio in finale. E in qua abbiamo Lorenzo in prima posizione e in seconda posizione Marcello, che è marcato da Tommy ma è troppo distante, e chiudono così il team Belina 1-2-6. Siamo 2-1 team Belina, ragazzi, e adesso direi che possiamo ripartire con le scommesse. Quello era un club sandwich, Alberto. Era un club sandwich. Quindi il pane Nutella 3 diventa club sandwich. Va bene, aggiudicato. Nico, riesci ad andare a investigare che barca abbiamo al prossimo giro? Nico? Nico non è in chat. Sosi, riesci a indagare? Sì, però poi non posso rientrare. Va bene, adesso vado a... Sono 2-1 per Iberina. Sì, prossima barca. Non so chi deve scegliere, quindi vado a chiedere. Vai. Almeno, se si vedo si scrivono. Ricordiamo quali sono le scelte. Alfredo. Barcone, quindi offshore. Offshore. Barcone. Allora, abbiamo perso Alfredo, ma diciamo che stiamo una scommessa adesso a 5 minuti, dai.
Ok, Alfredo sta lavorando. Password interessantissima per questo match, la femmina del topo. Chi altro possiamo intervistare, Albi? Devi intervistare Scutellaro, credo, no? Paolo Scutellaro, vediamo. Vai. Non c'è, è già sparito Scutellaro. Sono già andati via tutti. Avranno ripreso a giocare. Vediamo. P Scooter. Qualche problema con la scommessa, ragazzi. Dove cancher sono finiti? No, non sono neanche qua. Tutti disconnessi. Neanche in Italia 2? No. Allora, mi dice che vincitore degli offshore non è un nome che funziona, che segue le regole di Twitch. Eccoci. Eccoci. Ciao Paolo. Ciao Alberto. Come sono andate queste prove? Come da previsione, nel senso che tanto di cappello a uno dei team più forti che ci sono a livello mondiale. Quindi noi l'unica cosa che ci dispiace è che non abbiamo regalato al meglio delle nostre condizioni, quindi gli abbiamo facilitato il compito. Avrebbero vinto lo stesso, attenzione, perché sono molto bravi. Però noi abbiamo regalato tutti quanti un po' male. Vallio si è comportato molto bene, però su tre non è mai sufficiente uno solo. Abbiamo certo. Fatto un po' di confusione. Ti mancava qualcuno nel tuo team? Che... Sì, del nostro team manca Mario Prodigo, che è una nostra, come si dice, quello che in alcune situazioni ci può dare una mano, ma in verità al di là di questo, perché non sono mai le singole persone in queste regate, è che tutti abbiamo regalato male, io me compreso, attenzione, ma infatti io devo dire la verità, ho fatto correre loro le prime due, un po' perché non mi sentivo, un po' di mal di testa, però in linea di massima abbiamo sbagliato le partenze, quello ci ha penalizzato molto, d'altronde è importante il posizionamento subito dopo la partenza. E anche quando eravamo vicini siamo stati capaci di sprecare ogni occasione possibile che loro ci avevano lasciato. Paolo, stai vedendo anche l'altra semifinale tu adesso? Sì, che volevo, certo. E per chi fa il tifo? Aspetto. Manca 3, 2, 1. Punteggio. Allora, questo è indipendente dal loro punteggio per chi fa il tifo. Da una parte c'è Tommy e Filippo e la gatta che hanno fatto un punto contro il team della prima zona, quindi Liguri, allora, con Lorenzino Sorrenti, Fugivia e Marcello Brioschi, che hanno fatto due punti fino adesso. Allora, guarda, io sono un amicone di Filippo Lanfranchi, che è un simpaticone. E Tommy è uno che fa parte della mia squadra, della squadra Italia 2, con cui oramai regatiamo da tempo, e quindi se devo fare il tifo, per quanto conosco anche gli altri, quindi è difficile perché c'è un rapporto amicale, di amicizia, di affetto nei confronti di tutti, quindi noi diciamo gli anziani, così esatto, diciamo che mi sento più vicino agli anziani, certo, diciamo che anche Sorrenti fa parte del tuo team, gli altri li conosci bene, quanto conosci bene quelli, ma ti senti più vicino agli anziani per una vicinanza di età. Grazie, esatto. Allora, non ho avuto il coraggio di dirlo io, hai fatto bene a dirlo tu per me, sì. Allora io ti dico subito che la chat dice: vorremmo da Paolo che fosse meno politico e più vogliono qualcosa che è difficile che mi appartenga, nel senso che sono sempre molto cauto perché fondamentalmente conosco le difficoltà per tutti, e poi davvero io insomma li conosco tutti. Se voi considerate che Marcello Brioschi ci gareggiavamo contro sugli Optimist quando io avevo 10-11 anni, quindi pensa che quanto tempo è passato. Sono tutte persone che meritano assolutamente di fare bene.
Non è diplomazia, è proprio affetto. È proprio politica pura. Non è diplomazia, è proprio politica pura. Guarda, non è così, perché sapete benissimo, io politicamente sono scarso e ne ho data ampia dimostrazione, quindi... Cioè, sappi che c'è anche una richiesta di sfida da parte del team Sosi in chat. Ah, beh, ci fa piacere, eh? Noi le accettiamo le sfide, anche perché soltanto così riusciamo a crescere. Io poi ti ripeto, stanotte mi sono svegliato per vedere Luna Rossa, cosa che non avevo fatto fino adesso, perché guardavo sempre le differite la mattina. Un po' perché in Coppa America conta soltanto la Coppa America e non le selezioni, e un po' perché era molto importante la regata di questa mattina, perché si potevano capire tante cose, e quindi mi sono preso, diciamo, la libertà di svegliarmi presto, e mi è rimasto mal di testa. Però ti sei guardato Ken Reed? Mi sono guardato Ken Reed, sì, perché sono molto bravi loro, sì, fanno un bel commento. E poi non ti nascondo che oggi mi sono andato a vedere anche lo streaming del video su ogni barca in partenza, quello perché loro hanno le riprese anche con le barche che entrano da sinistra e da destra, con l'audio del team, e devo dire la verità, molto interessante, molto, molto bello, e si sono capite più cose. Alfredo, vuoi che andiamo a vedere questa regata intanto? Io sto qua. Dai. Ascoltavo in religioso silenzio. Vai Alfredo. Bene, Paolo, ti lasciamo. Paolo, ti lasciamo. Allora. Ah, grazie, siete molto gentili. Adesso però, diciamo, faccio gli auguri ai miei, diciamo, quelli per cui sto puntando, per il primo e secondo, quindi. Grazie mille Paolo per il tuo intervento. Grazie a voi. Ci sentiamo presto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Alfredo. Ciao Paolo. Ciao. Alfredo, cosa mi dici di questa regata fino adesso? Ci fai un'analisi veloce. No, che i miei coetanei stanno conducendo. Ma come la vedi qua la gatta con Marcello? La gatta scappa, questi sono veloci, non ve lo dimenticate. Questi in flotta gli mancherà trappoline, trappolette, combo e controcombo, però quando devi dare gas, danno gas fondamentalmente. Poi vedi, sono usciti da quella situazione al cancello di poppa, la gatta è uscita pulitissima proprio. Sì. Segato da là, ha dato una penalità, è scappato via. Quindi Leger sont fait in questa prova, e Nico mi confermi che è 2-2. Confermo che è 2-2, ora ti cerco di capire ancora la barca che rimane. A mio avviso, secondo me sono le F50. Se hanno fatto già il G70, a occhio sì. Nel frattempo, se volete, possiamo fare. Marocco l'abbiamo già sentito, poi è noioso, dice sempre le stesse cose. No, ma io vorrei sentire la Sosi che ci dica chi tifa veramente, se gli anziani o la mitica Aliciona, perché capisci che da una parte c'erano Franchi, la gatta e Tommy, ma dall'altra è regata. Stasera è assente. Infatti avevo letto che i ragazzi erano piuttosto inviperiti, che l'Aliciona aveva saltato. Non c'è. Tommy sta giocando, quindi no. La gatta no, loro stanno giocando. No, rimane solo Pedro. Che fa molto ridere, ma è una scheggia impazzita. Non assicuro di quello che potrebbe dire. Vabbè, però dai, perlomeno lo sentiamo, che sta sempre fortissimo. Pedrito. Pronto? Volevamo sentire Pedro, perché tu sei uno di quelli là, giocatore, che è bello, preciso, che parla poco, fatti non, come dicono... Non pugnette! E non siamo più in prima serata, eh. Esatto, sì. Sono le 11, ragazzi. Dai, allora, Pedro, vogliamo... Dici qualcosa di esatto. Un pronostico per questo match finale fra gli anziani e i Belin, e non so, qualche cosa di cattivo, simpatico sui tuoi avversari della regata precedente. Ma allora, il pronostico dipende anche un po' da che barche usano.
Allora, secondo noi dovrebbe essere rimasto solo l'F50, però ora vi diamo conferma. Vi do conferma subito. Se allora. F50 di quanti anni? Ah. Ci sono tutti i cuoricini per Pedro qua in chat, comunque. Ma... J70. J70. Quindi l'F50 se lo sono lasciati per ultimo. Bella storia, però. No, il J70... E quando è che sono giocato con gli F50? Era prima, credo. Se sono tolti subito dai piedi. Può essere, sì. Perché... Com'era, l'anziano Belini, chi era il... La prima chiamata aspettava il Belin, se non sbaglio. Ah, ok, quindi il Belin si sono giocati subito l'F50. Interessante. Quindi, J70, Pedro? J70, dico stessi anziani. Io vado controcorrente e vado col Belin e Belandi. Ma io dico che alla fine... Gli anziani, anche io dico, dai. Ragazzi, ma non l'hanno aperta ancora? Adesso sto guardando, non l'hanno ancora aperta. Invece delle regate di prima, Pedro, cosa ci dici? Delle regate di prima vi dico... Che Paolo ha fatto il politico in maniera... proprio ultra diplomatico. Qualcosa di un pochino... Allora, noi avevamo il problema che Luca è in trasferta perché c'ha la nazionale di 420 a Follonica e quindi non c'aveva una buona connessione, infatti... c'aveva la voce robotica in chat e balbettava, e in più anche la connessione del gioco continuava a perderla e tipo anche per startare Rocco aspettava, diceva ci sei, non ci sei, e lui ci diceva no, sto andando a 15 nodi dritto, vedo tutti lenti, io sono l'unico veloce. Insomma, non era una situazione molto bella per fare una regata a squadre, soprattutto poi immaginare con gli F50. Per quanto riguarda gli avversari, diciamo che sì, c'ha abbastanza ragione Paolo, nel senso che hanno fatto abbastanza cagare. Nel senso che comunque contro Paolo non ne ha fatte tantissime, contro Valerio, contro Vaglio e contro Lello Kawasaki, H. Fabio, ne ho fatto un po' di più e sono molto più bravi di quello che hanno dimostrato sicuramente stasera contro di noi. Stasera diciamo che sicuramente sembrava che gli avesse preso l'account qualcun altro, tipo. Perché più che altro, cioè, proprio veramente uno o due tutte le regate, poche possibilità di, diciamo, rientrare. Ma una domanda, il 360 di Luca con gli offshore? È un deficiente. Voleva fare lo sborone. Esatto. Si è preso due penalità, si è preso. E tra l'altro io e Rocco pensavamo che fosse invece perché aveva perso la connessione, no? E quindi mi hanno detto, ma Luca ci sei, non ci sei? E fa, sì, no, ma era una mossa voluta. Preferivamo ci dicesse che stava perdendo la connessione. Ma vi ha dato anche una spiegazione per quella mossa voluta? No, l'ho data io prima, che è un deficiente, perché praticamente eravamo 1-2-3 e voleva fare un po' di casino e si è riuscito penalizzando noi invece che gli altri. Anche perché, voglio dire, se continuava così, poi si metteva nell'ultima poppa, si sarebbe divertito alla grande a fare la scopa. Ma sì, ma già la prima boss si poteva fermare, cominciare a provare a dare un certo. Po' di penalità lì, poi... Però, vabbè, insomma, è tutto euforico che è andato in trasferta. Beh, ragazzi, 45 secondi per qua, oleoni, eh? La bella. Adesso l'apro così la guardo anch'io. Bene. Vai Alfredo, 35 secondi, cosa vedi bene di campo, destra o sinistra? Io partirei sempre centrocampo, anche se è destro, però la centrolinea non... ha detto mamma mettetemi in mezzo, quindi sempre in mezzo. Dipende dalle situazioni però. Sempre dal punto di vista bellico parliamo, Nico, non fai lo spiritoso. E qua, guardando il campo,
Guardando il campo c'è pressione a destra anche. Non ha fatto partenza anticipata Lorenzo? Sì, infatti non so come sia possibile. Ma non è possibile, questa era proprio, cioè, c'era mezza prua fuori ragazzi. Beh, qua c'è Filippone che stecca a bomba su Lorenzo. Quindi mo bisogna vedere, perché se riesce a farlo virare gli apre la porta a quegli altri due. Marcello che sta parcheggiato qua sotto, e poi ci sta il famoso Leoni o Leoni che se n'è andato a destra e che li sega tutti, però adesso perché con questo destro infatti cammina a 5-3 5-5, questi camminano a 6 pure lui praticamente. Filippo sta provando, io ti dico la verità, fossi stato Tommy da là sotto mi toglievo, perché alla fine Lorenzino avrebbe dovuto scegliere o vai a coprire Tommy o resti su Filippo fondamentalmente. Tanto ricordiamo che Lorenzino è stato un allievo di Pedro nella vita reale. Bene. In Optimist i miei esordi come allenatore. Pedro, quindi sei d'accordo con me che là l'unico che non doveva andare era Filippo, perché Filippo era soggetto a dial down, si doveva andare sicuramente sì. Tommy, voglio dire, per provare, non che la soluzione, però per smarcare. No, però sicuramente, come avevamo visto dalla partenza, c'era la pressione a destra, quindi ha dato poi un leggero sinistro, ma anche adesso sembra che pian piano verso la bori torni a destra, quindi comunque fossi stato in Filippo rimanevo lì per cercare di portarmelo dietro, e gli altri due erano sotto vento, che avevano anche abbastanza spazio per virare senza problemi, sicuramente avrei provato ad andare. Qua faresti andare via Lorenzino e Marcello e Fugiscopa? Penso che comunque Tommy passi dentro. Ma li lasci fare 1-2, 1-3. Ah beh, sì, sicuramente. Però non lo farà. Infatti. No, beh, ha un'altra boa di possibilità per provare a farlo. E noi prima l'abbiamo fatto questa cosa. L'ultima con gli offshore. Eravamo io e Rocco 1-2 e terzo Ravaglio, e Luca era quarto dopo quella fesseria, diciamo. grazie per il per l'ammorbidimento dei toni, mettiamola così. E poi si è fermato per farci fare a me e Rocco da soli, 2-1. Però mi sembra che Fuji abbia fatto un lavoro encomiabile. Egregio, si è marcato il terzo, il quarto. No, tra di loro. Frittatone. Questo è un frittatone clamoroso. Guarda che ci tocca anche di fare gli anziani dopo che ci hanno buttato fuori Alfredo. Sennò qua veramente passiamo ultime armi. Io vi do la mia sentenza. Era una cosa che ci domandavamo prima noi. Perché noi alla fine, quando dovevamo scegliere chi incontrare oggi, la scelta l'ha fatta Luca e ha detto scegliamo i napoletani, perché sono, diciamo, quelli più forti che si possono incontrare, così diciamo non te li trovi poi in finale, no? Questo è stato il ragionamento che è stato fatto, e la domanda successiva che ci siamo fatti è ma dove è finito Alberto, perché pensavamo che fossi ancora dentro. Abbiamo perso miserabilmente contro gli anziani. Alfredo, e chi era in squadra con voi poi? Sabino. Era tutta colpa di Sabino, cioè mettiamo le mani avanti. Io nella colpa ce la prendiamo i 2-3, perché Alberto ha regalato alla grande, io e Sabino invece abbiamo cannato alla grande, proprio per quello che abbiamo detto prima, contro di loro devi fare regata di flotta 3-3 invece di fare team race. Invece noi siamo partiti male per fare marcature e altre cose, le abbiamo prese, santa ragione, e il 2-0 l'abbiamo preso, io ho perso di 0.1 la quinta posizione. Vabbè, che qua abbiamo una grandissima sorpresa, sì, che è il Belin Team che arriva in finale. Non l'avrei mai pronosticato all'inizio. Ragazzi, Fuci via è rognoso, rognoso con la Ro maiuscola, no? C'è da dire che... quello. Vai, Pedro.
è stato un po' condizionato dal fatto che, come abbiamo visto io e Alberto, subito non si sa come sia possibile. Attenzione. Che non sia partito fuori. Sì. Qua, guarda che vento, che pressione che hanno qua. C'hanno 40 nodi. Ma guarda che robe. Comunque voglio dire, fai ben poco, pure che si prende la penalità, sì. Qua fai 1-3, ciao ciao. Perché Team Bellini in finale. In questo caso qua che c'era, cioè, sia la riga di pressione a destra che la riga di pressione a sinistra, no? Marcello è stato ripreso semplicemente perché stava andando dritto insieme a Lorenzo a sinistra e invece Tommy è andato dritto a destra e Marcello una certa ha strambato e alla fine è rimasto in centro al campo di regata, che era l'unica zona dove non c'era vento. Avesse proseguito andando dritto a sinistra, probabilmente arrivava secondo. Sì. Ottimo. Bene, a questo punto io direi che possiamo salutare il buon Pedro e andrei a pescare uno degli anziani, uno del Belin, o tutto il Belin, dai. Tutto il Belin. Grazie Pedro. Grazie Pedro. Ciao. Ci vediamo domenica. Yes. Ciao. Ciao. Abbiamo qua con noi il Team Belin in live. Bravi, complimenti ragazzi, grandi regali. Grazie. Grandissimi ragazzi. Abbiamo perso qualcuno che fuggì via, credo. Ha fatto un lavoro fenomenale per voi due, Lorenzo e Marcello. Ha fatto proprio lo scopone scientifico là dietro, segava tutti, coperture. Era unstoppable, direbbero gli... Parliamo di te, Fugivia, eh? Stiamo parlando di te. Cosa dite? Che ho sbagliato tutto? No, che ha fatto un lavoro egregio. Egregio. Signor Greggio. Una manovra degna da Academy, direi. Proprio da Academy. Dietro, sì, l'ultima, dici, vero? Sì. Sì, ma la prima poppa, che bello, che coprivi il terzo, che è rallentato, e i primi due sono andati comodi, poi si sono segati tra di loro, quindi hanno fatto, però voglio dire, l'avete regatata alla grande. Io avevo solo una domanda per Lorenzo, che alla prima bollina eravate 1-2-4, perché non ti sei fermato e lasciato andare i primi tre e hai bloccato gli ultimi due, che comunque nel peggiore delle ipotesi facevano comunque 1-3? Perché non ha fatto l'Academy. Appunto. Non ho capito. Da un altro punto ho preferito andare avanti, che nel caso mi sarei fermato dopo. Ah, ok. Eravamo tanto avanti, comunque. Sì, appunto, ma così vi dava proprio uno stacco totale definitivo, che la regata era praticamente già finita dal mio punto di vista personale. Sì. Comunque ma mi sto ancora chiedendo come abbia fatto Lorenzo a essere dentro, perché c'era mezza prua fuori in partenza. Sì. Ho avuto anch'io qualche brivido di partire fuori. Qualche brivido. Niente, ancora complimenti, siete la vera sorpresa di questo campionato, bravi. Grazie. Bravissimi ragazzi. Ora in bocca al lupo per la finale, che se non mi ricordo male è sicuramente a chi arriva primo a 5, sì. Ed è domenica, Alfredo, ricordo. Domenica 14, esatto. A che ore? Alle 22. Alle 22, Nico vi posterà le solite note. E quindi se volete facciamo un piccolo briefing, però fondamentalmente leggetevi soltanto la storia del pick, che è praticamente uguale a questa delle semifinali, fondamentalmente per la scelta delle barche, sì, quello più alto in ranking, che nel vostro caso è in chess, pizzica prima la barca e poi a rotazione, e una volta che sono state selezionate tutte le barche si può ripizzicare di nuovo una barca per una seconda volta, e solo per una seconda volta. Però è tutto scritto nel bando delle sezioni, se avete dubbi scriveteci. Ma questo quando è la prossima? Domenica sera. Se non posso io, c'è Licciuna. Io l'unica cosa che vi chiederò domani privatamente è una vostra bellissima foto dal busto in su per fare delle grafiche fantastiche. Non diciamo niente. Bene, ne ho già una io. Quindi, quando ve la chiedo, se me la mandate, ovviamente non subito, ma nell'arco della giornata di domani, riusciamo a farle velocemente.
Non subito, ieri. Bene. Bene. L'organizzazione. Grazie a voi per... Prendiamo anche gli anziani, va. Sì, in breve, Alberto, c'è scontro... Belin. Belin. Come sono stato? Ah, contro i Jackal, MCS sì. Contro Jackal è stata un'asfaltatura proprio. Sì. Sì, sì, proprio i Jackal non sono mai stati in regata, non solo per meriti di MCS, ma proprio si vedeva che non giravano. Che c'è? Chi è che non girava? Eccoli, benvenuti anche agli anziani in diretta. Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Però bisogna parlare tranquillamente ora. Se fossimo intervistati perché volevamo pettinare i ragazzini di MSS giovani, diciamo. Però va bene, ci penseranno chi ci ha battuto alla semifinale, che hanno vinto meritatamente. Noi siamo stati, diciamo, è stata una semifinale combattuta fino all'ultima regata. No, grazie Filippo, un onore, detto da te. Molto combattute. Avete sempre fatto delle bellissime partenze. L'ultima partenza col J70, chi è? LS4, LS5, Lorenzo. Hai fatto quella partenza sulla barca che ero convintissimo di averti buttato fuori. Sei stato dentro, quindi mi hai fregato una grandissima proprio. Filippo, sei la quarta persona che lo dice. Vogliamo rivedere il replay dopo. Ero proprio convintissimo, per me eri fuori, però va bene così. Eri dentro, è fuori, no, è dentro. Ma è vero miracolo, no? Non so se l'avete vista, la regata con i laser. Eravamo tutti e tre dietro, io non so come, Lorenzo, sì, e Marcello, no, che hanno riusciti a riprendere due primi che erano miracolo, già andati via. Il miracolo com'è è successo? Stato quel sinistro, noi quando abbiamo girato la boa di Bolina, la seconda Bolina, l'ultima Bolina, il vento abbiamo girato che era già a sinistro, quindi per me andava a destra il vento, quindi non sono andato troppo a coprire la sinistra, perché invece è andato ancora di più a sinistra, quindi sono venuto a coprire la sinistra su Marcello. E mi sono scordato che questa barca, il laser, con queste nuove polari che gli hanno messo, se te non fai la pompata sulla virata, ti fermi completamente. Quindi su una virata, io non ho fatto la pompata per farla veloce, per essere, diciamo, subito, sull'altra mura subito. L'hai perso. Proprio fermatissima. E lì Marcello ce l'ha fatta infilarmi e basta, è finita lì. Lì eravamo morti. Poi nello stacchetto siamo riusciti a dargli penalità, ci siamo incastrati fra di noi, ma insomma, però comunque... Noi l'avevamo andata per finita da un pochino quella. Sì, invece... sì, invece l'abbiamo recuperata, invece l'avete recuperata, diciamo bene, ma perché il vento è entrato questo sinistro, Tommy è andato giustamente, abbiamo girato la boa, io la boa a sinistra, lui la boa a destra, su un sinistro, e siamo andati a dritto un po' per la sua sinistra, e invece è andato ancora più a sinistra il vento di quello che pensavo, quindi vabbè, comunque, al di là degli eventi avete regatato bene, giusto, meritato che avete visto. Sì, a parte con gli F50 che sono riuscito a fare di quelle cose inguardabili. Sì, e chi è che ha preso la banda? Ho sbagliato due volte il tasto. Lo so, la banda lì frega un pochino. Ero lì avanti e mi sono fregato, vabbè. Vabbè, anch'io con laser sull'ultima poppa mi sono sbagliato su un tasto, ho preso una penalità perché ho sbagliato tutta la freccia destra e sinistra. Siamo anziani del resto, quindi. Siamo anziani, perché io dovevo giocare con voi, Franchi, se avete una riserva, Ibero anziano sono io, qua. Sì. E cos'è la lotta per chi è più anziano? Sono del 62. No, dobbiamo fare il campionato master. Io l'avevo fatto, esatto, un anno fa, l'avevo fatto il campionatino master. Non so se... Lorenzino, noi giovani. Organizzalo Filippo, che lo facciamo. Sì, ora organizzalo, facciamo sbollire un po' i vari team race, Nation e compagnia bella, e poi si fa un campionatino, magari lo facciamo in un paio di serate, no?
Sì. Scegliamo una serata che ci viene comoda e facciamo il campionato master. Over 50. Da veri no, anziani no, deve over essere 50. Over, no, over 50 no, no, perché io non ci rientro per un pelo. Io e neanche. Non fare over 40. No, io sì. Se sommiamo la mia età e quella di Lorenzo non arriviamo nemmeno a over 40. Quasi. Allora va bene over 50, così no, così almeno ci leviamo dalle palle Rocco, Luca, che insomma cominciano. Sì, dai, ci hanno rotto. Dai. Allora, se togliamo anche te, scusa, eh. No, perché si fa over 40, over 40. Vabbè, over 49, dai. Non so se Pedro, mi sa che Pedro non è over 40, Pedro è ancora... No, no. No. Meno di 30 anni. 30 anni. Sì, c'ha 27, Pedro. Qualcosa del genere. Perfetto, perfetto, quindi... Vabbè, over 40, 40, 40 l'accendiamo. Ma guarda che se fai anche over 30 qua la situazione non cambia. No, sì, c'è un buco. No, over 30 però Pedro è dentro, perché Pedro ha 31 anni. 31, no, no, bueno. No, no. Ma gli ho appena detto che era 27, Nico. Cercavo di incastrarli. Secondo me l'età giusta è over 35. Over 35. Ah, perché così ci rientri, eh? Bravo. E tiene fuori me per tipo 6 mesi, tipo. Il master sotto i 40 non esiste, dai. Su. No, non esiste. Veramente. È mister, no master. Mister. Quindi la finale quando è? Domenica sera? Domenica sera, sì. Bene. Faremo tutti quanti... Vedremo tutti quanti come andrà. Il tifo si fa sempre per l'outsider, quindi a questo punto si tifa tutti Belin. Certo. Belin, tutta la vita. Anche perché senti, hanno cominciato a rompere un po' i coglioni, era basta. Nico, e la finale terzo e quarto posto, sempre in contemporanea, la fai partire prima? Facciamo partire prima. Cosa avevo scritto, ma secondo me partiva prima. Sì, sì, facciamo prima la finale terzo e quarto posto, quindi anziani contro anziani. Jackal. Ok. Tipo prima intendiamo 9:30, 10 meno un quarto, un orario del genere. Vabbè. In modo tale che Filippo possa chiudere con calma la giornata. Sì, la giornata l'altra. Con il boccone in bocca ancora. Sì, sì. Arriva, si accende il toscanello, il graffino, tutti i suoi riti pre-regata. Pre-regata, va bene. Va bene, va bene. Venerdì Nation, giusto? Venerdì invece c'è la Nation, sì, contro gli spagnoli che sono il circonautico Siviglia più Joan Cardona più Cruzzoleto. Ah, wow. Cruzzoleto. Ma Cruzzoleto sul team race non... vabbè, non dico niente. Bene. Bene. Io Albi direi che abbiamo fatto tutto. Sì, anche secondo me. Tempo di chiudere tutto. Cioè, vi ringraziamo tutti e complimenti a tutti. Tutti complimenti al Belin per questa grazie finale. Grazie a tutti, bravi. Ciao ciao. Ciao. Tutti buona serata. Allora, cosa dite qua di queste semifinali? Ma, guarda, allora, una io mi aspettavo che fosse così, che quella fra MCS e Jackal non così netta, però mi aspettavo un 3-1, diciamo, quello sì. Il Belin mi aspettavo una finale combattuta, come è stata, ma mi aspettavo alla fine una vittoria degli anziani. Invece ha rispecchiato quello che mi immaginavo per il punteggio, ma non il vincitore finale. Ok, invece io avrei detto all'inizio, avrei azzeccato l'MCS Jackal, solamente perché i ragazzi sono veramente molto forti, però avrei detto un 3-1 anziani qua, cioè proprio avrei visto gli anziani molto più facilmente all'inizio, però vabbè. Alfredo? Ah, più o meno la stessa cosa, e ovviamente tifavo anziani perché sono quelli che ci hanno suonate in quarti di finale, quindi se gli anziani andavano in finale era una piccola consolazione, eccola, però alla fine Belin ha regattato alla grande e MCS stellare, ovviamente fanno quello che vogliono, sì, in questo momento. E niente, vorrei di quando chiudete, poi se ci sentiamo un attimo, sì, chiudiamo la parte bassa della classifica. Va bene. Grazie ancora. Ci vediamo domenica allora. Sì. Anzi, ci vediamo venerdì. Ci vediamo venerdì per la Nation, ragazzi. Italia Nico, Spagna 2. Spagna 2. Quindi yes. Parejo Cardona Cruz.
Parreco, Cardona Cruz. Questi sono i Parreco, scusami. Sono cinque fratelli. E la reina madre che li parió. Ecco, questa perla andiamo a chiudere. una famosa battuta sfottò che fanno gli spagnoli tra di loro, che hanno i regnanti tra di loro. Va bene, ragazzi, ci vediamo allora venerdì. Un saluto. Ciao. Allora, semifinali le abbiamo fatte domenica. Finale terzo quarto posto, finale assoluta e abbiamo anche venerdì la Nations e poi ragazzi incominciamo con un progetto nuovo, stiamo partendo come EFIV. Informazioni successive riguardante tutte le nuove attività verranno a breve anche nelle prossime live, quindi rimanete sintonizzati e da Alberto Carraro è tutto. Vi auguro una buona serata, spero vi siete divertiti e ci vediamo venerdì sera con la Nation. Ciao ragazzi!